Già. Siamo in diretta, non sappiamo dove è diretto il presidente, se sta andando al comizio oppure no. Può darsi che faccia il giro e arriva di dietro, di là. Ora vediamo. Noi intanto ce ne andiamo, tanto se ne scegliamo, non c'è nessuno scoppio, diciamo, da pre, non c'è niente, c'è, pensava che ci va a bere, da. Nel frattempo potete ammirare una delle nostre, diciamo, attrazioni monumentali, la chiesa del Rosario, dove si baciano i piedi al Signore, si possono fare tante cose. Possiamo vedere che è sceso dalla macchina, può darsi che ha deciso di... Bene, in diretta, signore, ha deciso, forse ha capito che c'ero io pronto a rompere i coglioni, diciamo, dice, ha preferito cambiare idea, quindi sono influente, ho il controllo delle menti. Presidente, pensavamo che stesse andando con la macchina, poi ci ha ripensato, Ci ha ripensato. Niente, non ci vuole cacare. Il presidente, signori, il presidente! Il presidente, ragazzi, lo conoscete il presidente? Presidente! C'è super, ci sono pericoli di uova. Non lo so, dipende da io te il cappellino, anche. Il cappellino, perché dipende da me? Anche. Io il cappellino per il sì o no non me lo levo. Quindi già sei prevenuto. Ci leviamo dai coglioni, si sta avvicinando.
questa campagna elettorale metterà a confronto due idee e due idee che dovranno verificare realmente come stanno le cose. Le cose stanno che da una parte ci sono i figli della pancia piena, che gli piace mettere in contrapposizione il diritto alla salute col diritto al lavoro, mentre i figli del popolo, quelli che sono cresciuti dal basso, quelli che lottano, sanno che il diritto al lavoro e il diritto alla salute dovranno andare insieme. Così devono camminare, così bisogna procedere, così bisogna impegnarsi in politica. Figli della pancia piena, per voi a Giola non c'è spazio, per voi a Giola non passerete, voi a Giola non riuscirete a vincere le elezioni. Figli del popolo, per voi c'è spazio, figli del popolo, governate la città. E Rosario Crocetta e il sindaco Fasulo sono figli del popolo e governeranno Gela. I figli della pancia piena scompaiono il giorno dopo le elezioni, perché sono anche vigliacchi. I figli del popolo il giorno dopo ci sono. Così si lavora, così si ci impegna, così si va avanti. Ecco perché Gela nei momenti più difficili ha saputo tirare fuori il meglio di sé. E i quattro gatti che invece hanno la pancia piena, pagati per contestare, non hanno futuro, non hanno nessuna possibilità di poter andare avanti e di poter crescere. Sapevamo di trovarvi qua, ma anche a voi vogliamo parlare, perché voi siete parte di questa nostra città e vorremmo essere ascoltati. Noi abbiamo tanto da fare, sappiamo questo. Io vi dico solo, provate a guardare la Via Omero, provate a guardare il lungomare, provate a guardare che cosa significano i cantieri che risolveranno definitivamente il problema della crisi idrica. Lo so, abbiamo sofferto tanto, ma ad ottobre, sostituendo il 100% della rete idrica, Gela non avrà più questo problema. Parlo a voi, a tutti voi, dicendo che questo è stato fatto con fondi comunitari, non graveranno sulle nostre tasche, non graveranno sulle nostre tasche, perché siamo riusciti ad intercettare, come per i lavori che ho detto prima, risorse per i depuratori, risorse per la rete idrica, risorse per finanziare strutture che sono quelle che la politica è riuscita a programmare. Abbiamo la radioterapia, abbiamo un tribunale efficiente, abbiamo strutture che non risolvono la vita della nostra città, ma sicuramente tanto ci aiutano a vivere meglio. In questa tornata elettorale abbiamo anche delle altre certezze, che 11 candidati, tanti prestati solo a questa campagna elettorale per un po' di spazio, presente o futuro, per una tornata elettorale o per avere un po' di spazio per urlare. Li rispetto, rispetto tutti i candidati, ma a questa città serve una proposta politica, serve la capacità di interloquire, perché come è stato detto le elezioni finiranno e resterà dalla soluzione dei problemi, resterà da lottare, resterà da trovare un'interlocuzione con il governo e con la regione, con quello che resta di un'economia siciliana che vive un momento di difficoltà gravissima. E noi vogliamo puntare sullo sviluppo, sul rilancio, sull'innovazione. Lo abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo. E lo faremo perché ci sentiamo di avere la responsabilità di essere classe politica. Non è una sfida tra noi, voi, tra una lista e un'altra. C'è solo una proposta, che è quella che va verso il lavoro, verso lo sviluppo, verso la sopravvivenza forse, e noi la dobbiamo affrontare insieme. La dobbiamo affrontare insieme, perché per la prima volta le industrie, le multinazionali vengono qui a Gela e si vogliono insediare qua. Non avete mai visto Gela al centro dell'attenzione del governo nazionale, e non solo perché è arrivato il Presidente del Consiglio, sono venuti i ministri, non solo perché abbiamo delle risorse economiche che una città in crisi merita, ma perché finalmente, per la prima volta nella storia, abbiamo un progetto di rilancio. Non 60 anni di industria, ma
oggi finito col ciclo abbiamo la possibilità di puntare su di noi, sui nostri imprenditori, sui nostri lavoratori. E vi dico di più, non c'era mai visto una classe politica o qualcuno venire a Gela promettere un rilancio, risorse, tempi certi, un cronoprogramma delle industrie e rispettarlo. Sì, perché si era detto a Gela area di crisi complessa, è arrivato il provvedimento, è arrivato quando si aspettava. Gela non aveva mai avuto, non dico questo rispetto perché il rispetto lo abbiamo avuto, non aveva mai avuto questa attenzione, perché risorse sì ne abbiamo avuto, ma mai un vero progetto, mai una scommessa fatta su di noi, fatta sulle nostre risorse, sulla possibilità di crescere. Oggi che sappiamo che è il momento più difficile per la nostra economia. E allora io sono convinto che questo è quello che serve il giorno dopo le elezioni, perché quando scompariranno i candidati che avranno dato un contributo al dibattito politico, quando scompariranno le liste, quando si smonterà questo palco e i cartelloni andranno via, le facce che resteranno sono solo quelle di chi è pronto a lavorare per costruire con la regione, col governo, una prospettiva di crescita. Questa è l'unica cosa che serve, questa è l'unica cosa che resterà, questa è l'unica cosa che lascerà questa campagna elettorale. Le offese, gli insulti, per carità, non piacciono a nessuno, ma sappiamo che chi deve fare scelte coraggiose deve correre questo rischio, e noi siamo pronti a farlo, siamo pronti a puntare su di voi, anche quelli che oggi fischiano, perché qualcuno anche in regione soffre, vive un momento di difficoltà, ma chi lo fa per tornaconto personale no, quello non serve a questa città, quelle idee, quelle malsane, quelle che servono solo per rascare a pignata, questo non serve, servono uomini in grado di guardare avanti, di scommettere e di lottare per questa città. E allora vi dico solo una cosa, io credo in voi, credo in questa città, credo nella scommessa e sono convinto che insieme ci riusciremo, supereremo questo momento difficile, perché Gela ha la forza e Gela oggi è al centro dell'attenzione dell'Italia intera, della politica nazionale. Grazie. Allora facciamolo contestare perché siccome quando parla lui ci sono tre persone, almeno finalmente c'è una piazza piena. Cittadine e cittadini di Gela, ciao a tutti, buonasera a tutti. Noi sapevamo che un gruppetto si sarebbe messo qui a contestare, tentando di impedire che cosa? Di sentire anche perché ve la canto anche nonostante i fischi, chi sono costoro, ve la canto! E qui stasera magari c'è il bambino che fischia, ma c'è anche l'acqua sporca, quelli che vengono presi dalle telecamere che ha questa città, che la sera se ne vanno in giro, che di e con e poi di giorno fanno l'ambientalista a Convenza. Allora il discorso, se potevano dare un'idea ai genesi di qual è la partita sociale che si combatte in questa città, questi l'hanno dato, da un lato un gruppo di scalmanati senza idee, un po' ruire manco a sette farine, no a Pontolivo, e dall'altro invece chi può salvare questa città. Tu ricordi quando tenivi tu queste telecamere all'Anic e dopo che facisti chiudere un stabilimento, ora Giacunti e Cristiani andato a Venera e usano fine cavigli secchi. Tutto già ogni giorno una denuncia al giorno, dopo chiude lo stabilimento tu quede colpa, no, non ti...
e tutti stanno con Briccola, che poi da un lato fanno l'ambientaliste, però lavorano poi con le imprese che gestiscono affari ambientali, e vi posso fare nomi e cognomi, compreso le mail, caro, che va dicendo storie. Quando ti ho chiesto la consulenza con mia e venivo tu paiato, Tanno Crocetta era bravo, appena ti tagliai la consulenza con facile clienti, Crocetta ti mandava un tinto. Allora, il sindaco parlava di rascapignate, ce ne abbiamo parecchie, ma noi pensiamo seriamente che una politica, che una partita così complicata come quella di combattere un colosso come l'Eni, la dovrebbero fare quest'oro che non riescono manco a parlare, che è mucchiere, perché sono mazzate. Allora, e questi sono quelli che insultano. Allora cominciamo a parlare dei temi di questa campagna elettorale. La campagna elettorale, mai in questa città si è registrato che un gruppo minoritario potesse disturbare una campagna elettorale. Questi lo fanno in disprezzo delle leggi dello Stato, e chi disprezza la legge non è degno manco di fare un comitato del quartiere, non un consigliere comunale. Questo è il discorso, perché la libertà la fa la legge, la libertà la fa il rispetto degli altri. Noi lo stiamo invocando, né il ruolo della forza pubblica a ripristinare il diritto politico a manifestare la nostra opinione, ma non possiamo astenerci dal fatto che coloro ai quali non disturberemo mai un comizio oggi lo fanno, perché non ci sono cittadini inermi, ci sono candidati a consiglio comunale e a sindaco, e questa è una vergogna, questa è una vergogna, questa è una vergogna, questa è una vergogna, questa è una vergogna. Senti, è venuto da Parassai, perché la conosciamo tutta cazzo, la conosciamo tutta cazzo, sapremo nome, cognome e indirizzo, e il nome lo porta, una tu assassi un bello, basta lasciarsi un'altra. Allora, per essere belli chiari, questa città o muore o si rilancia. Questa città non si rilancia con coloro che urlano, si rilanciano con coloro che sanno interloquire a Roma, a Bruxelles, con l'Eni, e sanno portare avanti una politica di cambiamento. Se c'è dell'acqua, visto che siamo costretti a urlare. Noi, la raffineria di Gela, non è vero che chiude, riapre, perché invece di lavorare petrolio, lavora prodotto ecologico. Gela cambia economia, perché questo è l'unico caso. La Fiat a termine di mese ha chiuso e ha licenziato tutti. Adesso, senti, con la visita di ma anche Frisci mi piace, va? Perché io fino a quando venite galera, non è che, perché lo sapevo perché c'è da dire, voi lo sapete meglio di me perché ci dovete andare in galera. Allora, mentre a termine Menezia la Fiat chiude e licenzia, e oggi sta riaprendo grazie al lavoro che abbiamo fatto con Beppe Rumia, con Renzi e questo presidente della regione, e si rifà la giusta dell'auto a termine Menezia. In questa città non è stato licenziato un solo lavoratore, né del diretto né dell'indiretto. Non sono stati licenziati i lavoratori, non sono stati
i lavoratori che erano assunti a tempo indeterminato non sono stati licenziati. In questo mese di maggio abbiamo fatto l'accordo, stanno partendo 18 cantieri. La raffineria, sente, se devo sentire, ti sente, se no te ne vai a casa, ma però falla sentire là. Se tu sei venuto per disturbare, o fai ascoltare gli altri, perché è chiaro che se uno non vuole ascoltare, o è intusato, o è mannato, o è paiato, o è interessato. Il cittadino normale vuole capirle le cose, vuole ascoltarle e vuole valutare. E noi chiediamo una valutazione vera che faccia decidere ai cittadini la verità delle cose. Noi abbiamo qui un tema. Il petrolio non si può più utilizzare a Gela perché il petcock è proibito dalla comunità europea. La raffineria perde 400 milioni di euro. In questa situazione che fa un padrone? Chiude. Ed era quello che voleva fare Reni. Quando noi li abbiamo chiamati al tavolo, mentre a Livorno, nel resto d'Italia, Leni ha chiuso il licenziato. Angela, Leni non ha chiuso e non ha licenziato, ma ripiane, riparte con la green economy. Cos'è la green economy? Perché se in questi mesi qualcuno in questa città avesse spiegato queste cose, capirebbero che noi questa città l'abbiamo salvata. L'abbiamo salvata e la rilanceremo. A qualcuno ci può dispiacere, ma se mangiasse da poco non mi una. Che significa economia verde? Significa che la benzina non è che non si fa più, si fa con i prodotti di scarto dell'agricoltura, si fa utilizzando prodotti specifici dell'agricoltura e possiamo utilizzare i terreni incolti e dare incentivazione anche al lavoro degli imprenditori agricoli, che è il progetto di miliardi di euro che sono previsti nell'accordo. Cosa vuol dire? L'energia elettrica, invece di farsi con petconche che fa morire la gente di cancro, si fa anche questo con i prodotti agricoli e si fa un altro tipo di lavorazione. Che significa? Significa i pannelli solari che stiamo finanziando la martedì prossimo, contando la firma del presidente dell'ENI e del sindaco. Parte il primo progetto d'Italia, di Sicilia, forse uno dei primi d'Italia, in cui questa città non pagherà più l'energia elettrica per il comune, ma comincerà a prodursi da sola con pannelli solari. Produzione elettrica con i pannelli solari significa 5 miliardi di investimento che abbiamo messo in campo e che creeranno 775.000 posti di lavoro in Sicilia. Questi sono i numeri della green economy. C'è un lavoratore che viene trasferito a San Lazzaro, ma scusate, io qui voglio essere chiaro, io ho comprensione e la mia massima solidarietà per i disoccupati e per coloro che perdono il lavoro e loro che vengono al primo posto, ma un operaio che va a San Lazzaro per 6 mesi e poi ritorna e guadagna il doppio, mi dovete dire dov'è il danno? Me lo volete dire dov'è il danno? Allora, si tratta di fare comprendere le cose. Sono previsti investimenti nei biocarburanti, sono previsti in gomma di produzione agricola, sono previsti impianti di produzione da prodotti agricoli di scarto dell'energia elettrica, sono previsti impianto solare, solo a Gela gli impianti solari sono 300 posti di lavoro, sono 15 lavoratori per ogni milione di euro che sono e parte martedì, non parte
anche fra 10 anni, perché la firma di queste cose con le relative risorse sarà martedì. Dicevano, il decreto sulla zona gelaria di crisi complessa è una promessa che non si farà mai, è colpa del Presidente della Regione. Bene, se era colpa del Presidente della Regione, perché non si faceva? Adesso che si è fatto, perché non è merito del Presidente della Regione? Per essere chiari, nel decreto di martedì ci mettiamo 20 milioni di euro per la linea dei suoli, per dare agricoltura, l'acqua all'agricoltura e per aumentare l'acqua potabile in questa città, dicendo fine ai dissalatori, perché qui prima c'era solo acqua insalata e ve lo siete dimenticato. Qual è l'impegno del Presidente della Regione in questa campagna elettorale? 450 milioni di euro che mette la Regione per gli impianti di Mossi e Chisolfi, che da soli questi due impianti occupano 600 posti di lavoro che abbiamo sottratto alla Sardegna, perché noi gli diamo i soldi come Regione e loro non glieli danno. Semplice. Se un Presidente della Regione alla sua città fa solo questo, da 450 milioni per il lavoro, ha fatto molto più di quanto hanno fatto tutti quelli che in questa città promettono. Non dovete fare, certo che ci vengono in diagonale, quando tu porti sigarette ci vengono. Sai, io mi fa anche divertirmi, perché siccome è caro scemo ed è più facile che ci vai tu, va? Allora, qui sai, sapete, a meno di non volere prendere per il giro il mondo, i genesi ci conoscono tutti e sanno anche che ci sono quelli che non lavorano da mattina a sera e hanno un tenore di vita molto alto, un po' disturbato, non solo disturbano, ma sono anche loro un po' disturbati, un nucleo un po' disturbato che dovrebbe fare, spiegatemi, che fanno? Economia verde, discorrono con l'Anici, discorrono con cui, discorrono con ministro, discorrono con Presidente della Regione, che se ne fare? Anche voi che urlate, passatevi la mano alla coscienza a chi la ragazza la città, vi chiedo per favore, in nome dei vostri figli, in nome delle vostre madri, dei vostri antenati, perché capite bene, una stagina leggera sul piano dell'immagine nazionale. Quindi la partita è molto seria. Ora io non dico che questi anni sono stati facili, non sono stati tempi facili. Sindaco ha dovuto gestire la città in una fase difficile. Quando ci sono le masse grasse è facile governare, quando invece non ci sono soldi, perché lo Stato te lo taglia, perché i cittadini non possono pagare le tasse, perché non hanno un centesimo, è difficile governare. Allora il tema è queste cose, non lo scambia, non si confondono né con gli insulti, neppure con la demagogia. Noi parliamo al linguaggio della verità. Io quando sono arrivato Presidente della Regione ho trovato un buco di 3 miliardi che grazie a Dio me la sa Raffaele Lombardo e abbiamo cominciato a governare una regione che doveva fallire da 2 anni e l'abbiamo tenuta in piedi e abbiamo cominciato a mandare in galera i Burchiuna. E l'ultima campagna che abbiamo lanciato è quella di 800 persone in Sicilia che da soli evadono le tasse per 1 miliardo di lire mentre i lavoratori pagano, ed è questa gente che paga questi signori, questa gente che io sto combattendo a Palermo, che li finanzia perché non vuole che in Sicilia si combatta la corruzione e la mafia. Questo è il tema e sono alleati e ci cammino la gira che mi ha chiuso con nome e cognome e con prova, e denunciatemi pure che lo porti prove, video, va bene?
permesso. Presidente della regione di Genova, mettiamo che non ce l'aveste, la città si passava meglio, perché Raffaele Lombardo che faceva a Figela, Dottor Buffaro che faceva a Figela. Bravo! Ma su Luca Ammiria, Ammiria si mangia, si mangia, diciamo come ci domandavo io, Presidente della regione, Chignato non va a domandare sindaci, alcune per carità, diciamo, che è proprio tanto amati dalla gente, non so. Anzi, mi pare che qualche limite, poverini, ce l'hanno, perché uno che a fare un sindaco, almeno un discorso in italiano, sa saprare a farlo, se non altro per scrivere una delibera. Almeno fino a quando non dichiariamo la lingua siciliana, la lingua ufficiale, cosa che intendo fare, il tema è questo. Noi abbiamo una sfida. Genova non può tornare indietro. In questa città ci sono 150 imprenditori che hanno denunciato la mafia e il malaffare. Se qualcuno pensa di riportare Gela ai tempi in questa città in cui si moriva ammazzato, si sbaglia di grosso. I genesi sono un grande popolo, sono gente intelligente. Quattro scalmanati non fanno la politica. La politica è questa piazza, la maggioranza è in questa piazza che non sarà per le liste della coalizione e il futuro sindaco.